Ciao esseri con quel buon aroma di verde! Le formiche sono insetti presenti ovunque, praticamente l'insetto prezzemolo per restare dentro al verde. E soprattutto per questa loro onnipresenza e diffusione hanno evoluto diversi metodi di approvvigionamento e sopravvivenza. Ecco dunque le 7 abilità che non pensavate di trovare nelle formiche. Agricoltura. Per non calcare la mano partiamo da un'abilità abbastanza vicina a noi, ma non per questo comune negli insetti. Le formiche tagliafoglie sono delle bravissime coltivatrici di funghi, usando le foglie come substrato, appunto. Per farlo, le operaie sono divise in due e più caste. Le major sono quelle adibite al taglio delle foglie tramite le loro mandibole e a riportarle al nido. Le operaie minor, di nome e di fatto perché sono più piccole rispetto alle major, sono le formiche adibite allo sminuzzamento delle foglie e alla preparazione del letto per allevare il fungo. Il genere Cyphomyrmex, un tipo di formiche abbastanza arcaiche per quanto riguarda l'allevamento, usa come substrato materiale vegetale unito a resti di carcasse di altre formiche, delle vere e proprie barbare. Pastorizie. Continuando con questa linea che si allontana sempre di più da quello che facciamo noi, passiamo per le formiche in grado di allevare altri piccoli organismi. I più comuni sono gli afidi, che vengono munti dalle formiche, questo perché producono la melata, il residuo della linfa che succhiano e passa per il loro sistema digerente. Oltre a mungere, le formiche difendono gli afidi da possibili predatori che vorrebbero farsene un banchetto. Sembra inoltre che le formiche taglino le ali agli afidi in modo da non farli scappare e rendano passivi questi animaletti tramite l'uso di feromoni o comunque dei segnali chimici. Ah, ovviamente il sistema digerente degli afidi ha una entrata e una uscita. Tessitura. Il genere Oecophylla racchiude infatti le cosiddette formiche tessitrici. Ma che fanno queste formiche? Semplicemente sono cultrici del lavoro minorile. File di operaie uniscono due lembi di foglie. Seguentemente prendono le loro larve e le stimolano in modo da fargli produrre un secreto filamentoso e appiccicoso per unire le foglie, questo nelle foreste del vecchio mondo. Otri di miele. Ebbene, addirittura 5 generi di formiche hanno una casta apposita adibita a fare da magazzino vivente per cibo, liquidi e grasso. Queste formiche ricevono il prodotto da immagazzinare e ingrandiscono il loro addome talmente tanto da rendere impossibile il movimento. Quando il cibo o i liquidi saranno necessari alla colonia, agli operaie basterà tirare le antenne a questi magazzini viventi e loro di risposta rigurgiteranno quanto necessario. Porte. Ecco, ora ci avviciniamo a delle cose che magari non faremmo. Forse anche il magazzino vivente non sarebbe una cosa molto indicata per noi. Le formiche dette formica tartaruga costruiscono il nido all'interno di gallerie scavate da coleotteri nel legno e per questo risultano avere più entrate. Per rimediare a ciò, tra queste formiche esiste una casta di soldati adibita a ciò, quella delle cosiddette Doorhead Ants, formiche testa di porta. E per questo non volevo dirlo in italiano. Tutte le formiche di questo tipo hanno una testa molto allargata rispetto alla normalità, ma questa casta di soldati ha evoluto una testa ancora più larga e resistente proprio per compiere quel lavoro. Ehi, ma che fai di lavoro? Va alla porta. Vampirismo. Tra le formiche esiste un vero e proprio vampirismo, però fanno tutto in famiglia. Il genere Adetomirma infatti non si formalizza nel cibarsi dell'emolinfa delle proprie larve, questo però in modo controllatissimo e senza causare la morte delle larve, almeno quello. E questa pratica è facilmente riscontrabile dalle cicatrici presenti sulle larve. Queste formiche infatti prendono l'emolinfa sempre negli stessi punti. Le formiche non trattano poi benissimo queste povere larve. Kamikaze.
non è certo il momento migliore per parlare di questa usanza di certe persone che si spacciano per cosa non sono. Alcune formiche del genere Camponotus, le formiche carpentiere, sono dotate di ghiandole espanse, molto espanse, contenenti secreti tossici e adesivi che riescono a liberare e a gettare contro i nemici tramite delle contrazioni muscolari, e sembra usino l'esplosione, diciamo, di queste ghiandole anche molto lontano dal nido. Questo forse per proteggere il territorio dove foraggiano. Questa caratteristica molto probabilmente non è volontaria, ma indotta dalle grandissime ghiandole di cui sono dotate, che le contrazioni dovute all'attacco verso il nemico fanno rompere e uscire dall'addome della formica. E queste sono le 7 abilità che non credevate avessero le formiche. Però ne hanno anche molte altre, quindi magari farò altri video relativi alle formiche. Cominciate a capire perché le formiche, oltre a essere come il prezzemolo, ne sanno anche una più del diavolo.